Bene amici, oggi vi porto un po' in giro per Milano a confrontare due telefoni, due sistemi operativi, quasi due filosofie. Da una parte abbiamo il Google puro, il Pixel costruito da HTC, dall'altra abbiamo iPhone 7. E non siamo a caso vicino a questa che si chiama Vedovella, è una classica fontanella milanese dove tutti possono bere. C'è anche un simpatico giochino che facevo sempre quando ero piccolo per schizzare i passanti. Vedete, se tenete premuto sotto, schizza sopra per bere così. Ma io non lo userò per quello, ma per dimostrarvi la prima cosa, ovvero la prima differenza, che iPhone 7 è impermeabile, quindi una lavata e una asciugata si sporca. Il Pixel, forse meglio di no, perché lui non è certificato per l'impermeabilità. Come si tengono in mano? Beh, sono due telefoni abbastanza piccoli, 4,6 pollici di display per l'iPhone, 5 per il Pixel, ma entrambi si tengono bene in mano, però è più leggero, più sottile e secondo me è costruito alla fine meglio iPhone 7, anche se la telecamera sporgente è veramente bruttarella. Non so se è più brutta la telecamera sporgente o questo vetro messo qui un po' a caso del Pixel, che però ha la fotocamera a filo un pochino più spesso. Insomma, a design vince secondo me iPhone 7. Per quanto riguarda tutto il resto, l'uso, le prestazioni, le caratteristiche e le mie conclusioni, beh, andiamo in giro per Milano. Non sono in mezzo a una strada per caso, ma per provare l'audio di questi due cellulari, perché spesso capita di sentire, soprattutto i video YouTube o altre cose, video, audio, eccetera, eccetera, in mezzo a una strada, e allora lì l'altoparlante fa la differenza. Stereo su iPhone, che usa la capsula auricolare anche come altoparlante, invece mono esce da sotto su Pixel. Vedremo cosa si sente. Pixel Moondance al massimo. Si sente ma si fa un po' fatica. iPhone Moondance al massimo. Beh, qua devo dire che la capsula auricolare che fa l'altoparlante anteriore fa la differenza. Comparto fotocamera se la giocano quasi alla pari, perché abbiamo 12,3 megapixel da una parte e 12 dall'altra. Qual è la differenza? Che su Pixel c'è l'autofocus laser, ma non abbiamo lo stabilizzatore d'immagine, mentre su iPhone non c'è l'autofocus laser, ma c'è lo stabilizzatore ottico d'immagine. L'interfaccia è molto semplice su entrambi i telefoni, non abbiamo opzioni approfondite. Swipe per spostarsi da un'opzione all'altra su iPhone. Che opzioni abbiamo? Semplicemente flash automatico, HDR automatico, sì o no. Le live foto assolutamente inutili, sì, carine quando andiamo a rivedere la galleria, ma nulla di più. Il timer e 9 opzioni e effetti in post produzione. Se vogliamo le opzioni della fotocamera, dobbiamo entrare nelle impostazioni, foto e fotocamera, ma anche qua non sono tantissime. Vedete, i video possono essere registrati massimo in 4K, ma buona l'opzione 1080p 60 frame per secondo. La velocità di messa a fuoco è buona, guardate qua, sto inquadrando questa opera d'arte e si è attivato l'HDR automatico. Se ci spostiamo cambia il fuoco in maniera molto rapida. Guardate, se metto davanti una mano, direi un mezzo secondo. Anche sul Pixel l'interfaccia della fotocamera è molto semplice, abbiamo qua le opzioni per il timer, per l'HDR automatico attivo disattivo, plus devo dire che è molto veloce, funziona molto bene l'HDR sul Pixel, poi la possibilità di cambiare il punto di bianco e il fuoco. Si può cambiare l'esposizione velocemente con questo cursore e qua entriamo nelle impostazioni. Slow motion, panoramica, foto 360 gradi, sfocatura obiettivo che fa delle foto particolari se mettiamo un oggetto molto vicino all'obiettivo, e poi nelle impostazioni possiamo modificare ovviamente la risoluzione, 12,3 megapixel 4 terzi arriva a 16 noni con 8,3 megapixel, e se andiamo giù anche la risoluzione video della fotocamera posteriore, massimo in 4K. Io giro sempre in Full HD, vi faccio vedere la possibilità facendo uno swipe a destra di entrare qua nei video e di scegliere o 30 o 60 frame per secondo. La messa a fuoco è rapidissima grazie al laser, più rapida di iPhone, guardate, tolgo la mano, op, siamo già a fuoco, ma soprattutto è la messa a fuoco verso l'in, verso un oggetto vicino, che è paurosa, veramente velocissima. Ma andiamo a vedere gli scatti che ho fatto di test. Comoretto, questa è la controluce fatta con l'HDR, la foto fatta con il flash e poi la foto fatta completamente in notturna oltre alla macro. Sono due top camera phone, veramente difficile dire è meglio uno o è meglio l'altro, perché dipende dalle situazioni, dipende da come abbiamo scattato, dipende veramente da tantissimi fattori. Quindi la fotocamera io fondamentalmente la do alla pari. Stessa valutazione anche per la camera anteriore, molto buona su entrambi i telefoni. Quello che invece mi è piaciuto di più su iPhone è la registrazione dei video, perché grazie alla stabilizzazione ottica, beh, vengono davvero fluidi. Non che lui li faccia male, però qua un pelino meglio. Dopo tutto il freddo che abbiamo preso all'esterno, un bel caffè e andiamo a vedere la velocità quotidiana, quindi le applicazioni come si aprono. Instagram praticamente si è aperto alla stessa maniera. Andiamo a
vedere Twitter, Pixel che è stato leggermente più veloce e poi il gestore delle pagine. Rifacciamo perché da una parte mi si era aperta la cartella, dall'altra invece direttamente l'applicazione. Ok, gestore delle pagine, comunque più veloce sul Pixel. E questo si riflette proprio anche nella velocità delle operazioni quotidiana, perché il Pixel è veramente fulmineo senza lag. iPhone è un filino meno veloce ancora, nonostante l'aggiornamento software, la 10.1, un filo laggoso quando si esce da un'applicazione e la finestra della cartella si richiude. Sono cose che quotidianamente poi non fanno effettivamente la differenza, però l'occhio, questa minore velocità di iPhone un po' mi dà fastidio. Ma proviamo a scrivere qualcosa, perché la tastiera è eccezionale su entrambi i telefoni, molto veloce, reattiva, il touch prende benissimo il tocco delle dita, ma c'è una cosa che fa la differenza, ovvero il feed della vibrazione. Non c'è purtroppo su iPhone, non so perché non lo mettono, perché col feedback aptico potrebbero fare un lavoro fantastico e lo sentiamo quando teniamo premuto il pulsante per la seconda funzione, perché quando andiamo a selezionare le varie lettere un minimo di feed c'è ed è precisissimo, mentre il feed della vibrazione di Pixel l'ho definito orrido nella recensione. Beh, riconfermo, orrido, ha una coda, troppo rumoroso e quasi troppo potente, si sente più della suoneria al minimo, strano. Beh, nel frattempo, mentre aspettavo l'apertura di Real Racing sul Pixel, ho finito il caffè. Lentissimo Real Racing su un Pixel, non riesco a capire perché, bah, mistero. Però poi è giocabilissimo. Tra l'altro, titoli ormai sono abbastanza parificati, perché si trovano gli stessi titoli sia per iOS che per Android. Però, boh, poi gira fluido, ma guardate quanto tempo ci mette a avviarsi. Mistero. Sì, ma proviamo a vedere la differenza tra Siri e Google Now. Purtroppo per il Pixel in italiano non c'è ancora l'assistente vocale evoluto, che arriverà probabilmente a gennaio-febbraio 2017. Allora vediamo a oggi la differenza tra i due assistenti vocali. Per non farli impazzire non li farò partire con i loro comandi, ma li farò partire manualmente. Che tempo fa oggi a Milano? È arrivato prima Siri, ma per Siri ci sono 13 gradi, per il Pixel 17. Secondo me siamo più vicini ai 13 che ai 17. Facciamo un'altra prova, proviamo a inviare un'email. Mando una mail a Chiara. Chiara Gagliano. Chiara Gagliano. Qual è il messaggio? Vabbè, direi che in tempi diversi, ma con entrambi si riesce a fare tranquillamente l'invio di una mail. Ricordami tra un'ora di andare a comprare la pasta. Ok, vuoi salvarlo? Diciamo non perfettissimo iPhone con Siri. Diciamo assistenti vocali abbastanza maturi, perfettibili, non ancora perfetti. Secondo me Siri ha una marcia in più per quanto riguarda la proattività, Google Now ha una marcia in più per quanto riguarda il riconoscimento proprio della voce e anche parlando velocemente. Non vedo l'ora del nuovo assistente di Google, perché se effettivamente sarà una marcia in più potrebbe fare davvero la differenza tra questi due telefoni. Per quanto riguarda il display abbiamo due tecnologie diverse, perché abbiamo un LCD IPS su iPhone mentre abbiamo un AMOLED sul Pixel. Devo dire che come luminosità massima ci siamo, entrambi si vedono bene, qua siamo sotto la luce del sole, più che il sole, oggi è una giornata nuvolosa che è forse ancora peggio perché c'è veramente tantissima luminosità, un po' di riflessi, ovviamente siamo all'aperto. Due tecnologie diverse, dicevo, io preferisco l'AMOLED del Pixel, ma è una scelta personale perché ha i neri assolutamente nerissimi. Ok, non è il miglior AMOLED, ne ho visti migliori, soprattutto quelli di Samsung, ma devo dire che è tra i migliori, mentre l'LCD di iPhone, pur avendo una definizione leggermente inferiore, è sicuramente uno dei migliori LCD che io abbia mai visto. Insomma, qua questione di gusti, io preferisco comunque l'AMOLED. Bene, ma è tutto il giorno che li uso, andiamo un po' a vedere l'autonomia e andiamo a capire quale dei due dura di più. La batteria di iPhone è molto più piccola rispetto a quella di Pixel, ma in realtà l'autonomia di iPhone è leggermente superiore, infatti lui mi ha portato a sera intorno alle 22, c'è live batteria, tra l'altro in stand by consuma veramente pochissimo, mentre il Pixel è arrivato intorno alle 19, consuma leggermente di più. Ok, io con entrambi i telefoni comunque ci ho fatto la giornata, quindi per me va bene così, ma se volete un'autonomia superiore bisogna passare ai fratelli maggiori, quindi iPhone 7 Plus oppure Pixel XL. Altra cosa molto importante sono i tempi di ricarica, ma visto che qua abbiamo carica rapida e qua abbiamo una batteria più piccola, alla fine sono buoni entrambi. Ma cosa fa davvero la differenza tra questi due telefoni? Il sistema operativo e l'ecosistema. E allora andiamo in ufficio proprio per metterli a confronto e per trarre anche le conclusioni.
Bene amici, ed eccoci al calduccio dello studio e andiamo subito a vedere le differenze software, ma prima di tutto la differenza sul posizionamento del pulsante di sblocco. Io lo preferisco frontale come su iPhone, sono comunque due pulsanti di sblocco estremamente rapidi e reattivi, alle gesture il Pixel per aprire per esempio le notifiche, ma anche qua il feed aptico perché abbiamo un pulsante che non è più fisico ma è virtuale su iPhone, è fantastico, veramente sembra come se si schiacciasse tutto il vetro, dopo averci fatto l'abitudine difficilmente si torna indietro. Differenze software sempre più limitate da un punto di vista di interfaccia, abbiamo da entrambe le parti lo swipe per le notifiche, devo dire notifiche guardate su iPhone che non vengono raggruppate, non mi piacciono tanto, invece con la 7.1 un vero passo in avanti per quanto riguarda Android, soprattutto per quanto riguarda le notifiche, mi sono piaciute veramente tantissimo. Drawer che si apre facendo uno swipe in alto mi piace rispetto a prima, una ventata di aria fresca, e ovviamente la grandissima possibilità di personalizzazione di Android rispetto ad iOS, anche se iOS fortunatamente ha introdotto i widget qua nella schermata di sinistra dove possiamo andare a raggruppare anche le news. Ovviamente Google Now invece su Android. Per quanto riguarda l'ecosistema, il cloud, beh, qua c'è una grande differenza, ovvero solo 5 GB per iPhone, quindi non abbiamo spazio illimitato invece per archiviazione di fotografie e di filmati per il Pixel. C'è da dire però una cosa sulle applicazioni proprio dedicate all'imaging e alla fotocamera. Per iPhone ce ne sono tanti di più e i professionisti spesso scelgono iPhone non tanto perché gli piace più il sistema operativo o perché fa delle foto migliori, ma perché riescono a trovare delle applicazioni pro che su Android non ci sono. Non è il mio caso, io non faccio della fotocamera, un uso abbastanza consumer, non business, ma questa differenza va tenuta in considerazione. Per quanto riguarda l'apertura, diciamo la possibilità di collegare una chiavetta, la possibilità di scambiarsi file, di condividerli rapidamente, preferisco decisamente Android. Mentre per quanto riguarda altri tipi di ecosistema, per esempio casa, beh, da questo punto di vista secondo me iOS e Apple sta facendo un lavoro migliore. Guardate per esempio l'applicazione casa, farò un focus su questa perché riesce a controllare veramente la domotica molto bene, sicuramente 10 passi avanti rispetto all'applicazione home di Android, ma non solo, per esempio anche l'applicazione salute è molto più integrata su iOS rispetto a Android ed è anche più integrato l'ecosistema con i PC e gli iPad. Infatti se arriva una chiamata su iPhone o comunque se devo modificare un documento posso farlo o dal telefono o dall'iPad o dal Mac, posso anche rispondere a una chiamata dal Mac perché si sincronizzano via wifi, insomma un ecosistema forse più completo. Ma parliamo del prezzo, prendo come riferimento il 128 giga, entrambi purtroppo non sono espandibili, Germania perché il Pixel per ora non è disponibile in Italia, 869 euro, sono veramente tanti. E se da una parte abbiamo l'esclusività del sistema operativo, se volete iOS o così, ok, potrete comprare un 6, un 6S, ma non avrete l'ultima novità. Per quanto riguarda il Pixel, per ora è un'esclusiva di questo telefono, ma probabilmente le stesse funzionalità che adesso troviamo proprio su questo Pixel, man mano verranno introdotte sui nuovi telefoni che via via usciranno. Però, allo stato attuale dell'arte, a me piacciono veramente tantissimo entrambi questi telefoni, con una mia personale leggera preferenza per Android 7.1, perché la possibilità di avere più libertà, di personalizzazione, questo sistema operativo con queste novità, notifiche, insomma nell'uso quotidiano lo trovo quasi più aperto, più libero, più veloce, più per un utilizzo immediato. iPhone 7 rimane un grandissimo telefono, un grandissimo sistema operativo, quindi davvero ormai le scelte sono molto molto personali.